Come può affrontare, secondo lei, il pagamento di un mutuo, ma anche semplicemente creare una famiglia, una giovane coppia, di fronte al precariato sul lavoro? Beh, intanto bisognerebbe che nella giovane coppia, questo è il consiglio che da padre mi permetto di dare a lei, dovrebbe cercarsi magari un figlio di Berlusconi o di qualcun altro che non avesse di questi Problemi problemi. economici. Questo lei col sorriso che ha potrebbe anche permettersi. Poveri noi se cadessimo nelle mani di chi non ha senso humor. Ma per fortuna non succederà. Per decenni è stato il luogo comune per eccellenza, la risata sta a sinistra e il grigiore a destra, ingessati e tristi conservatori e amabilmente autocritici riformisti. È bravo, è bravo. Tutto spazzato via dal fuoco di fila di PD e compagni su questa battuta. Dovrebbe cercarsi magari un figlio di Berlusconi o di qualcun altro che non avesse di questi Problemi problemi. economici. Questo lei col sorriso che ha potrebbe anche permetterselo. Apriti cielo, Veltroni si indigna, D'Alema stigmatizza, Franceschini grida vergogna e più a sinistra, sconcertato Giordano, allarmato Bertinotti, persino il premier in carica Prodi, che da settimane tace su rifiuti, famiglia alla fame, crescita zero, prezzi alle stelle, oggi trova il tempo di parlare e sentenzia. Non bastano gli annunci matrimoniali, il problema è serio. Il problema sì, la freddura no. Persino la precaria, quella stessa precaria, l'ha capito. Non mi sento offesa, ha detto, è stato ironico, mi è piaciuto, lo voto. Sono tutte fidanzate di Gianfranco, tutte fidanzate mie, tutte fidanzate vostre. Noi siamo un po' Superman, diciamolo chiaro, da quel punto di vista. A sinistra si è perso il gusto dell'ironia? La sensazione è netta, se persino il vignettista Vauro arriva a bacchettare Fassino sulla libertà di satira. Poi sento anche Fassino che siamo in campagna elettorale e non si possono fare caricature. E sempre Vauro, quando Mastella era ancora di sinistra, pardon, di centro-sinistra, era riuscito a farlo scappare da anno zero, infuriato per una vignetta. Sto parlando seriamente, non posso che raccogliere. Una risata vi seppellirà, era il motto che oggi echeggia lontano e che ora sembra tornare indietro come un boomerang e c'è davvero poco da ridere.